Ciao a tutti amici, in questo video vi farò vedere molto velocemente come si fa a mettere il double movement su qualsiasi tastiera. Allora, in breve spiego a tutti quelli che non sanno che cosa sia. Il double movement è il movimento dei controller, cioè il movimento del personaggio utilizzando l'analogico. Il fatto è che quelli che giocano da MK hanno soltanto 4 direzioni nelle quali ci possiamo muovere, quindi avanti, destra, sinistra e indietro. Invece quelli da pad possono avere un movimento a 360 gradi in qualsiasi direzione. Questo permette di far sì che il personaggio vada verso una direzione, invece la telecamera di gioco continui a guardare in avanti, permettendo così di fare movimenti molto più precisi e più flessibili. Si chiama double movement perché fino a un po' di tempo fa quelli da MK potevano imitare questo movimento mettendo due bind allo stesso movimento, cioè a destra o sinistra. Quindi, ad esempio, per andare a destra si metteva A e Alt sinistro. Così, nel momento in cui tu premevi questi due tasti contemporaneamente, il tuo personaggio eseguiva il movimento simile a quello dei controller, cosa ovviamente difficilissima da imparare e da farsi soprattutto come abitudine, perché non vi devo dire che su Fortnite ci sono già una marea di tasti da schiacciare. Se poi devi anche tenere premuto altri due tasti insieme per andare a destra o a sinistra, allora ciao. Comunque questa funzione poi è stata tolta nel tempo per quelli da MK, perché tanti abusavano di questa cosa ed invece di imparare a usare normalmente il double movement usavano i macro per far sì che cliccando soltanto un tasto, ad esempio A o D, quindi per andare a destra o a sinistra, il PC prendeva il segnale di due tasti e non di uno, come se tu stessi premendo due tasti, nonché i due tasti sui quali hai messo le bind per fare il double movement come quello del pad. Insomma, sono partiti varie discussioni sul fatto che tanti ci hanno messo anni e anni per imparare a fare tutto questo. E poi arriva il furbo di turno e si mette i macros, cosa tra l'altro bannabile. Quindi non vi consiglio mai di usare i macros su Fortnite se non volete perdere il vostro account con tutte le skin che avete comprato fino ad ora. Dopo che il double movement è stato tolto, il prossimo passo è stata l'uscita dalla tastiera Wooting One, che ti permetteva di mettere le bind e di assegnare a qualsiasi tasto le funzioni del controller. Quindi si è trovato un modo di avere double movement anche da MK, di nuovo. Il fatto che questa tastiera costa 100 euro se non di più, ed in più è sempre fuori scorta perché esaurisce subito, perché i pro player hanno capito quanto sia importante avere il double movement. Io personalmente non mi sono mai posto questo problema. Ci avevo pensato per un attimo di prendere anch'io questa tastiera, ma poi velocemente questa idea morì e non ci pensai più. Ora invece, finalmente, per un puro caso, ho trovato questo programma che ti dà la stessa possibilità che ti dà Wooting One, cioè di avere il double movement, però da qualsiasi tastiera. Allora amici, per avere il double movement sulla tastiera dovete scaricare questi due programmi, il link li trovate in descrizione del video. Allora scarichiamo il primo, poi per scaricare il secondo dovete scendere un attimino giù e scaricare questa versione a 64 bit. Scaricate il secondo. Una volta che avete scaricato il secondo, prima installate il secondo programma. Io ce l'ho già installato, quindi non devo fare niente. Una volta che avete installato questo driver, potete accendere, dovete prima estrarre il programma che si chiama Case2XInput. Lo estraete nel percorso che volete voi, dove vi è più comodo. Dopodiché andiamo sul desktop, almeno io l'ho estratto sul desktop. Aprite il programma. Una volta che avete aperto il programma dovete mettere tutte le impostazioni così come sono, oppure le lasciate predefinite come sono già impostate nel programma predefinito. E già così praticamente dovrebbe funzionare il double movement. Quindi, come vedete, io adesso mentre sto correndo ho il double movement attivo, perché vedete
mentre corro in avanti, adesso sto correndo in avanti a destra, così ho il double movement che è attivo. Invece se spengo il programma, perché qua c'è la funzione enable alt più 0, quindi schiacciando alt più 0 lo spegnete oppure lo riaccendete. Adesso ho la funzione double movement che è spenta, quindi adesso ad esempio sto correndo in avanti e adesso avanti e sinistra. Questo è cosa vuol dire non avere il double movement. Invece adesso lo accendo e sto correndo in avanti e adesso in avanti e sinistra. Quindi potete capire la differenza. Ad esempio, se io devo costruire i muri in parte così, posso correre in avanti ed intanto costruire i muri in parte, cosa che non posso fare se non ho il double movement, ovviamente. Quindi devo costruire e guardare a sinistra. Vedete? Questa è una grandissima differenza tra il movimento dei controller e il movimento dei MK. Io spero che questo video vi abbia aiutato ad impostare il double movement su qualsiasi tastiera. Se è così, metti mi piace a questo video, ricondividilo con i tuoi amici che magari hanno bisogno anche loro di questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i miei prossimi video, e se vuoi supportarmi metti il mio codice creatore LastHeroGy nel campo supporta un creatore su Fortnite prima di fare acquisti e mandami i tuoi screen con gli acquisti sul mio canale Discord. Se tu dovessi avere dei problemi con l'impostazione di questo programma, o comunque in generale vorresti farmi delle domande, scrivimi o qua nei commenti oppure potresti scrivermi anche direttamente su Instagram. Per oggi invece è tutto, amici. Io mi chiamo LastHeroGy. GG. Ciao.